Harías todo por ser campeón del mundo. Ahora sos campeón del mundo. ¿Qué diste para llegar a ser campeón del mundo? No, tranquilo, está bien, hay que emocionarse, sos campeón del mundo, es un título muy importante. Sí, perché era l'unico titolo che mi mancava. Sono riuscito a vincere, non speravo più di vincerlo, anzi, di tornarlo a fare. Sono riuscito ad arrivare qui in Argentina e a vincerlo. Per me non ho parole. È una dedica che voglio fare a mia mamma, a mio papà. Bueno, festejalo, te felicitamos, jugaste realmente un nivel fantástico, la gente te valora mucho tu nivel, mucha gente de Italia haciendo la transmisión, ¿qué le puedes decir también a la gente de Italia? Yo voglio ringraziare tutti gli italiani che mi hanno seguito in questo mondiale, tutti i miei amici che sono in Italia. Voglio bene a tutti, dedicato a tutti voi. Grazie, tante grazie. Siamo con il campione del mondo di bocce, ripeto, campione del mondo, è una grande emozione. Sì, beh, vincere un mondiale non è facile, sai, il mondiale viene rappresentato da tutte le nazioni del mondo, perciò essere primi al mondo penso che sia la soddisfazione più grande per un atleta arrivare a fare questo titolo. Perciò, una vita di sacrifici dietro a duri allenamenti, ho vinto 7 titoli mondiali a squadre, però non avevo mai vinto questo individuale, avevo perso 2 volte, una volta una finale negli Stati Uniti a Detroit con lo svizzero, un'altra semifinale con l'austriaco e a Roma in semifinale l'avevo perso anche. Finalmente sono riuscito ad arrivare per la terza volta a fare questo mondiale individuale e a vincerlo. Era l'unica vittoria, l'unico titolo che mancava nella mia bacheca. Sono riuscito a colmare questo gap che avevo, è la cosa più bella che mi potesse capitare. Ma finita la gara, la prima cosa che hai fatto è stato togliere la maglia. Sì, sotto avevo la maglia con raffigurati i miei genitori che erano scomparsi proprio l'anno scorso, tutti e due, con la distanza di 6 mesi, mio padre ad aprile, mia mamma ad ottobre. Loro erano i miei primi 2 tifosi, quando io vincevo loro erano più felici, le persone più felici del mondo, cioè, vedevi i loro sguardi che erano incredibilmente felici. Avere vinto e loro non essere potuti essere lì a festeggiare con me, per me è stata una cosa dura. Allora io per ricordarli ho detto spero che mi portino fortuna, li ho portati dentro di me, sotto di me, con me durante le partite di quarti di finale, semifinali e finali, e loro secondo me dall'assù mi hanno protetto, mi hanno fatto vincere, mi hanno portato fortuna. A questo punto l'obiettivo è prima le 300 vittorie di una scommessa e poi al campionato, al gioco non c'è mai limite. No, no, adesso intanto ci sono domani e dopodomani, ci sono queste 2 gare in memoria dei miei, che sono 2 gare a livello italiano, una delle più importanti gare che ci possono essere. Cioè, per me è un sogno, ma vincere per me la gara di domenica, che poi in memoria dei miei, sarebbe penso il massimo. Però poi per l'anno che viene, al 2020, ci sono altri obiettivi, tra cui ci sono il campionato a squadre con la mia squadra, che siamo in corsa per vincerlo. Più credo che ad agosto ci saranno i campionati del mondo per club in Brasile, a San Paolo. Spero di esserci con la mia squadra e di vincere anche questo titolo con loro.